Non siamo a casa, neanche a casa nostra. Anche la nostra casa è casa d'altri. Sono alcuni versi della poesia Lo Sciame, tratta dalla raccolta Il sangue amaro, Einaudi 2014, del poeta, scrittore, francesista Valerio Magrelli. La casa è una proiezione dell'io, la casa è l'uomo. Il mio scopo da collezionista era stato, come fu scritto sul ritratto di Joyce, descrivere il mistero di se stesso nel mobilio. Queste sono invece alcune parole tratte da La casa della vita, libro edito nel 1975 da Delphi del critico letterario, anglista e collezionista Mario Prats. Padrone di casa postumo, alla sua morte, il nome sul campanello continua infatti ad essere il suo, e la vita che fu è un museo, la casa Museo Prats. Qui gli oggetti hanno una seconda vita, proprio come in alcuni versi di Magrelli, in cui i termosifoni racchiudono vampe di preistoria, i nastri magnetici trattengono voci e i documenti della burocrazia svelano affanni quotidiani. Per questo Magrelli ci è sembrato l'ospite migliore per abitare di nuovo e per un po' queste camere e raccontarcele. Nella casa Museo Mario Prats, Valerio Magrelli, poeta, traduttore e francesista, con il reporter Valerio Millefoglie, accrescono la conoscenza di questo luogo attraverso riferimenti a poesie, film e serie TV. Grande protagonista della cultura europea, Mario Prats in questo racconto è collezionista, custode, guardiano, demiurgo, uno spettro che abita ancora questa casa dove le funzioni si stratificano e le figure si riflettono negli specchi o sui vetri delle finestre. Questo museo è una macchina generatrice di sogni e incubi, dove le persone raffigurate nei quadri sembrano animarsi quando le porte si chiudono. Ci troviamo nello studio della Casa Museo Mario Prats, secondo il proprietario di casa. Quando lui si avvicinava in questa camera, i personaggi raffigurati nelle conversation piece, in questi dipinti di gruppi di famiglia, si bloccavano sulla tela per poi rianimarsi dopo il suo passaggio. E c'è una sua poesia di Cronache del Pleistocene in cui lei dice il fantasma di cui sono il lenzuolo. Quindi, secondo lei, che significato ha il termine fantasma e com'è per lei entrare in una casa d'altri, in cui l'altro non c'è più, però in qualche modo si avverte la sua presenza? Questa è una casa d'altri, ma una casa d'altri molto particolare, perché è una casa di un uomo sposato con moglie e figlia, poi ne parleremo, e che però vive solo. Quindi è una persona che si muove in questi grandi spazi arredati da oggetti che lui stesso ha scelto in base a coincidenze, affinità letterarie e artistiche, e che è un collezionista. Quindi abbiamo una stratificazione di funzioni, di figure, e il risultato è una specie di ribaltamento. Non sono più i quadri, le statue, le cere bellissime dal Cinquecento in poi, cosa che io ignoravo, ad essere fantasmi, ma è diventato il proprietario stesso ad essere lo spettro. Io da qualche parte ho una poesia che parla di questo. Posso cercarla? Certo, certo, assolutamente. Questa è la poesia a cui mi riferivo. È troppo lunga, però voglio leggere la parte finale in cui racconto come sui quaderni si succedano, secondo le carestie, popoli di vocaboli, parole nuove. Capita anche che giungano sul foglio nomi improvvisi, nomadi, che vagano qualche tempo prima di ripartire. Io osservo tutto questo perché sono il custode del quaderno e prima della notte faccio il giro
per chiuderne le porte. Ecco, mi è venuta in mente questa poesia proprio perché c'è l'immagine del quaderno casa di cui l'autore è il proprietario. Forse lo stesso Prats scrisse poesie. Certo, la mia poesia nulla a che vedere con questa meraviglia, con questo tempio, se non per il fatto che appunto immagino il proprietario come il custode, guardiano, proprietario, collezionista che la sera, così come chiude le persiane, accosta le porte delle sue stanze e sente bloccarsi dietro il suo passaggio i protagonisti dei quadri, di quelle tele che lui ha tanto attentamente scelto, corteggiato e infine acquistato. Lei ha accennato a questo passaggio serale prima di chiudere le porte. Certo. E per contiguità di orario mi viene in mente un incubo di Mario Prats che lui ha scritto, e glielo leggo. Smarrisco la via, perdo il bastone, chiedo la strada e mi dicono di non passare per là, che è una via malfamata, nell'altra ci sono delinquenti e aguzzini. Con senso di angoscia mi sveglio di soprassalto. Secondo lei che sogni e che incubi hanno abitato questa casa? Che siamo di fronte a un protagonista della cultura europea, mondiale, quindi un uomo di una erudizione. C'è la famosa battuta di un musicologo che lo va a trovare. Mi pare fosse proprio Mario Bertolotto e si imbatte nell'edizione di Guerra e Pace in russo. E allora non riesce a trattenere la sua sorpresa e dice: ma che l'ha letto in russo? E pare che Prats gli avesse risposto: ma è mica scritto in arabo. Ecco, questa è una casa che formicola, che genera incubi, è un motore di incubi, direi. Qui siamo in una casa al cubo e quindi in una casa dove i fantasmi proliferano e dove probabilmente il suo creatore, il demiurgo, inventò un apparecchio per riuscire a placarli, a domarli. Mi viene in mente un film nel quale uno scienziato pazzo andava a vivere in un pianeta che trasformava in una fabbrica di inconscio, cioè tutto il pianeta era costruito da un immenso motore per generare sogni. Nella camera da letto c'è una specchiera napoletana che Mario Prats acquistò come regalo per se stesso per i suoi 30 anni. Secondo Prats, gli specchi avevano questo potere di racchiudere dei precisi momenti della sua vita, dei suoi attimi di biografia. Nel caso della specchiera nella camera da letto, l'attimo è quello della moglie e della figlia piccola che giocano sul letto. E lei ha scritto un saggio dal titolo Vedersi, sì. Vedersi su Paul Valéry, quindi volevo chiederle che senso ha per lei lo specchio, che senso ha questo riflettere il passato. Beh, appunto, io ho scritto un libro intitolato Vedersi, Vedersi, e quindi io mi sono occupato di specchi in una prospettiva particolare. Voglio però riassumere tutto questo in una quartina che Paul Valéry, per l'appunto, scrisse sotto una fotografia. Ve la leggo in francese perché è tutta giocata sulla rima. Que si j'étais placé devant cette effigie, inconnu de moi-même, ignorant de mes traits, cioè se io fossi messo davanti a questa effigie, in quanto sconosciuto a me stesso, ignorando i miei tratti, senza sapere quale fosse la mia faccia, à tant d'affreux, de plis affreux, d'angoisse et d'énergie, je lirai mes tourments et jeux et me reconnaîtrai. Ecco, quindi se io venissi messo davanti a una immagine senza sapere che fosse la mia, come scoprirei di potermici identificare?
io leggerei i miei tormenti e mi riconoscerei, il penultimo verso dà la soluzione, da tante orrende pieghe d'angoscia ed energia, che sembrano quasi una contraddizione. Angoscia e energia sono le due polarità, euforia, disforia, entusiasmo e depressione che immagino abbia passato Prats. In questa casa c'è la camera della figlia Lucia, sì, con la sua culla originale, c'è un letto da grande, ma la figlia non ha mai dormito qui. E quindi volevo chiederle anche un'ispirazione, un motivo legato al rapporto padre-figlia, cioè cosa le viene in mente pensando a questa camera idealizzata? Vorrei approfittarne per leggere un mio testo, Laika, il cagnolino mandato dai russi nello spazio, ma è dedicata a una bambina di 6 anni che non riesce a dormire. Ti penso come una laica in orbita nel cielo disabitato, satellite ma cucciolo del buio, solo corpo celeste a palpitare nell'universo devastato dal sonno. Hai occhi rimasti aperti nella notte, accesi da pensieri che non sono te e ti tengono desta, vorticando, soletta nell'ellittica. Ecco, è spaventoso il contrasto tra una bambina, un cucciolo di cane e il vuoto siderale in cui è stato proiettato. Credo che si tratti di un'immagine, e di questo Prats era esperto, di un sadismo senza limite. Soletta nell'ellittica, peluche astrale, chiedi come si fa a sparire, cioè a dormire, ma tu rimani e superi la notte vegliando su di me, perplessa, ignara, arresa a una forza più grande che sei tu, al faro che da dentro ti illumina, me cieco, per guidarmi nel sonno. Questa è una poesia basata sul rovesciamento, perché è la bambina, la laica, che finisce per diventare la guida di un padre dormiente e quindi cieco. Ecco, appena ho visto quella specchiera terribile, lacerante, tristissima, nel ricordo di un uomo che aveva conosciuto le gioie familiari ma a cui aveva dovuto rinunciare, mi è venuta immediatamente in mente questa situazione di abbandono dell'infanzia, un abbandono però astrale. Certo. Tra l'altro Mario Prats critico, ma in questa casa mi sembra invece un autore di un'opera. Questa casa a me sembra un marchingegno proprio narrativo, intimo, mi sembra un'opera letteraria, perché ogni cosa ha il suo senso. Mi viene in mente che ogni camera ha un quadro di riferimento e se noi guardiamo quel quadro ritroviamo degli elementi del quadro tridimensionali poi nel posto, nel luogo. Vorrei leggerle qualcosa anch'io, è un passaggio tratto da La casa della vita, edito da Delphi nel 75, libro di Mario Prats, perché lei prima ha citato la terra vista dalla luna, qui invece c'è la terra vista dalla terra, cioè da una finestra. Dalla finestra di un corridoio che prende d'infilata il vicolo dei soldati, vedo, in fondo alla graziata curva della stradina, la torre della scimmia. La vista da questa finestra è incantevole come quella che i vedutisti del Settecento ottenevano con la camera ottica. C'è invece una sua poesia in cui lei dice: quando spengo la lampada, dalla finestra aperta, l'oscurità d'un tratto si fa chiara come in un negativo. Cosa sono per una casa le finestre? Che mondi aprono? Beh, infiniti sono i poeti in particolare che hanno lavorato sul tema della finestra in quanto soglia del visibile. La finestra è il confine, è il punto di questa culla, visto che ne parlavamo, di questa cuccia, di questa tana,
Kafka, nel senso kafkiano del termine, in cui avviene lo sfondamento verso l'esterno. E quindi è un punto di fuga. Difatti è molto bella questa immagine proprio del punto di fuga del gorgo che va tenuto a distanza, ma che va tenuto presente. Riprendendo sempre il passaggio di Prats nella Casa della Vita e riprendendo sempre sì. il tema della finestra, lui un luglio da questa finestra osserva due ragazze che racconta nell'altana accanto alla Torre della Scimmia si mettevano abitualmente sedute o sdraiate su un muretto e conversavano fino al crepuscolo e da lontano piaceva di pensare potessero essere belle. Questa è una casa che trattiene ciò che è avvenuto, no? E allora mi viene da porle questa domanda: secondo lei, affacciandoci anche noi a questa finestra, potremmo ancora vederle queste ragazze? Cioè, rimane nel mondo, rimangono degli echi, dei gesti di cose che sono avvenute? La prima cosa che salta agli occhi, è il caso di dire, è l'affinità tra la posizione di questo studioso tagliato fuori dalla vita, che si crea una vita alternativa, e il pensiero di Thomas Mann, ecco, o si vive o si scrive, ecco. Alla base di questa casa io leggo il termine esclusione. Lui si chiude qui, inventa, fabbrica un mondo perché si sente escluso dall'altro, o forse perché si vuole escluso dall'altro. Ecco perché lo sguardo struggente verso una bellezza inarrivabile e che poi in realtà si trovava al di là della strada. Questa è una grande prigione, la più bella delle prigioni possibili, oppure, ripeto, è anche la tana nel senso kafkiano: prigione, fortezza, rifugio, scrigno. Ho spesso immaginato che gli sguardi sopravvivano all'atto del vedere come fossero aste, tragitti misurati, lance in una battaglia. Allora penso che dentro una stanza appena abbandonata, simili tratti debbano restare per qualche tempo sospesi ed incrociati nell'equilibrio del loro disegno, intatti e sovrapposti come i legni dello Shanghai. Ecco, mi viene in mente l'idea di una vita autonoma degli sguardi che appunto rimangano negli ambienti abbandonati dagli abitanti e in qualche modo sì, questa casa ideata per essere abitata da un'unica persona continua a vedere il vagare un po' la Henry James di un fantasma nei suoi ambienti. Riguardo all'esclusione c'è questo racconto: Mario Prats era l'amministratore di questo condominio e uno degli altri condomini era Mario Schifano e c'era questa frizione tra i due, forse più da parte di Prats, perché Schifano girava in bicicletta lungo la sua casa, dunque producendo rumore, pare non pagasse il condominio. Ad ogni modo, un giorno Mario Schifano apre la porta di casa e sull'uscio si trova un libro di Mario Prats con una dedica. Fantastico. Che è così vicini, così lontani. E mi viene in mente il suo condominio di carne, quindi i rapporti tra le persone che abitano anche in uno stesso luogo. Si dice, tra virgolette, sciame di scosse come fossero api. Le scosse sismiche vengono chiamate sciame. E da qui nasce la poesia, da un'espressione idiomatica, tecnica. Come fossero api, ma api che ci cacciano da casa. Api che fanno un miele amaro amaro di dolore, di nausea, di paura. C'eravamo accampati sopra il loro alveare. Ecco perché ci cacciano. Cosa è il terremoto? È la reazione di questi abitanti precedenti e primitivi che ci cacciano in quanto c'eravamo accampati sopra il loro alveare. Non siamo a casa, neanche a casa nostra. Anche la nostra casa è casa d'altri. La casa di qualcuno arrivato da prima e che adesso ci caccia.
vengono a sciami, si riprendono casa, la loro casa, da cui ci scuotono via, questo è il terremoto, punendoci per la nostra presunzione, essere stati tanto fiduciosi da credere che il mondo si potesse abitare. Prats è stato appunto un grande studioso del sadismo letterario, non sto parlando del personaggio ovviamente, è stato un grande studioso di Swinburne, La carne e la morte del diavolo che citavo prima è un'immersione nel perverso e quello che vediamo è qualcosa di straordinario, di unico e qui faccio io un intervento nella sala da pranzo. C'è una ghiacciaia. Beh, qual è la particolarità della ghiacciaia? Quando noi parliamo di un whisky on the rocks, un tempo si usavano i superalcolici, oggi si vedono solo nei film americani, e lui prendeva il ghiaccio dalla ghiacciaia in legno, non so, sì, 700-800. Peccato che questa ghiacciaia era un'urna. E io questo lo trovo veramente supremo. Mi obbliga a citare uno dei più grandi poeti del Novecento, Gottfried Benn, perché certo. Gottfried Benn a un certo punto dice: mi raccomando, radunate le mie ceneri in un'urna, ma che questa urna sia una scatola di Nescafè. Ecco, Prats non arriva a questo. Prats raramente gioca col basso e l'alto. È vero. Ma beh, l'idea che la ghiacciaia venga da un'urna a qualcosa di geniale. Ecco, per me esiste una serie TV che Prats avrebbe adorato. Qui non ha mai avuto la TV, tra l'altro. Non ha mai avuto la TV. Era fuori epoca. Era fuori epoca, però diventa un personaggio cinematografico. Io l'avrei visto più che in un film, in una serie TV, Black Mirror. Lo specchio nero mi pare proprio il suo luogo ideale. È vero. Vorrei chiudere legandomi allo sciame, no? In qualche modo noi siamo lo sciame per Prats, perché siamo quelli che sono arrivati dopo. E secondo lei, al termine di una visita in casa d'altri, in una casa come questo, noi usciamo e cosa ci rimane? Io parlerei anche di questa casa, attenzione, come qualcosa che contemporaneamente dà e chiede al visitatore di partecipare, di entrare nel gioco. E quindi questa è una visita dalla quale si torna non soltanto arricchiti, ma stimolati, ecco, invitati a entrare in un gioco. Mi viene in mente questa cosa, lei ha citato Black Mirror e a me viene in mente I confini della realtà. Bellissimo. Che era questa serie di telefilm anni Bellissimo. 60 legati al paranormale. In questa casa c'è nella sala biblioteca uno specchio convesso e Prats immaginava di stendersi sul pavimento e dunque riflettersi in questo specchio e diventare lui stesso un oggetto. Mi sembra un bellissimo finale da Black Mirror, dai confini della realtà, ma anche da Prats, essere umano che diventa un essere lui stesso di questa casa. E io non sapevo che qui non ci fosse televisione, è ovvio perché siamo nella televisione, e aggiungo ancora un'altra suggestione che viene direttamente dai confini della realtà, cioè quel bellissimo film del primo Cronenberg dove si vede una persona che entra nella televisione, così come Prats possiamo dire entra nello specchio confesso.